Gentili telespettatori, un saluto a voi tutti da parte di Eugenio Maria Gallo e ancora una volta grazie per esservi sintonizzati su Crati TV. Oggi vi presento un poeta che vive a Lecco, Lucio Zaniboni. È poeta dal verso dolce e suggestivo che sa far vibrare emotivamente il cuore dei lettori. Ha pubblicato varie raccolte di poesie ed ha curato alcune antologie in cui sono presenti tanti poeti di questo nostro tempo. Dell'ultima, Antologia di poesia italiana, 20 anni del terzo millennio, edizioni Giuseppe La Terza Bari, maggio 2021, faccio parte anch'io, che sono solo un modesto cultore di poesia, ma di certo non poeta vero. Lucio Zaniboni è inserito nella storia della letteratura italiana, il secondo Novecento, anno 1993. È poeta interessante ed espressione di una poesia elevata, come quella della sua ultima raccolta, intitolata Il tempo è l'eterno, edito da Giuseppe La Terza, Bari, gennaio 2021. È una raccolta, quest'ultima, che ha come voce portante quella del tempo che passa, ma che ha sempre in serbo una nuova alba e con essa anche la speranza. All'odore delle felci la notte avvolge con le ombre, confonde le cose in un buio profondo. Facile sarebbe lasciarsi andare, lasciarsi annullare dall'artificio nero che nasconde il viale, cedere al male. Tornerà il sole sul calice del fiore, sul mistero del filo d'erba, sull'ala del gabbiano, apostrofo all'infinito, nel sereno. Tornerà il sole, padre della luce, spazzerà quel velo che a volte seduce, restituendo la speranza e la costanza a credere nel cielo. Ebbene, sono questi versi importanti e belli che evidenziano quello che è il senso profondo della poesia di Lucio Zaniboni, poesia di sensazioni e di stati d'animo, di emozioni e di ricordi, ed esprime questa sua poesia le coordinate di una poetica che essenzialmente attinge al paesaggio dell'anima, evocando dal profondo e traducendolo in immagini di limpida luce e in voci di suggestiva tenerezza, aprendo l'anima ad un dolce viaggio. Ebbene, eccoci a un altro assaggio di questi suoi versi. L'anima si imbarca e salpa e naviga in questo mare rosso dal tramonto. Sono trascorsi i giorni dell'estate, delle ginestre tessute di sole. L'anima si imbarca, salpa e naviga, sperando nell'approdo. Ed il viaggio dell'anima è un cammino di ricerca che ha per meta un approdo che non possa mai tradire l'attesa. Protagonisti di questa sua ultima raccolta, come già suggerito dal titolo, sono il tempo e l'eterno. Il tempo è la corsa che affanna e divora la vita. Una iena la definisce il poeta. L'eterno è la misura dell'immortale, è l'infinito esserci dell'essere, è luce che mai tramonta. Fratempo e eterno si svolge e corre la vita, e con essa si svolge quella tensione emotiva
che è in via come ricerca di un punto fermo. Tanti i temi di questi versi e tante le immagini e le figure. Fra le immagini, un posto a sé occupa l'immagine del treno, che è un po' un simbolo, una metafora fondamentale di questa sua raccolta. Più non porgo orecchio al trapestio sul vicolo di sassi che reca alla stazione, né al perdersi del treno dove è ferito il monte e l'Adda ha il vecchio ponte, vestigia del passato. So che dovunque vada quel treno del passeggero non può variar la sorte, identica è la meta, soltanto nel tempo differita, comunque è indifferente da dove dirottata. Più non mi esalta o scuote quello sferragliar di ruote o il fischio lacerante che nella notte grida, breve è la vita. E l'immagine del treno è l'immagine della corsa del tempo e della brevità della vita. Ruiti ora, avrebbero detto i grandi latini. Fra le figure sublimi della sua poesia, elevata è la figura dei propri genitori, punti fermi della vita del poeta, ieri ma ancora oggi, nonostante non ci siano più. Ebbene, questi versi hanno un po' il tocco e il senso dell'amore profondo che vive nel suo cuore. Si accende la luce dei ricordi e inquadra il volto di mia madre alla finestra a vigilare i figli, sfrenati un poco nel lasciarsi andare, poi di mio padre che torna dal lavoro e ha un sorriso complice sul viso, così come il giorno viene e va il ricordo. Sono versi bellissimi, che hanno in sé il senso stesso della vita e dell'approdo che a chi ama non potrà mai venir meno. Tra i temi s'affaccia anche il tema della morte, che talora affanna i versi dello Zaniboni, ma la morte non è la fine di tutto e della vita, bensì è la possibilità di un varco verso nuovi lidi di vita e di speranza. E a questo punto si fa strada il tema portante di tutta la raccolta, e cioè a dire il tema della fede. È la fede che ci libera dal buio della notte e ci apre ad una nuova alba e a un nuovo e sereno giorno. La fede è la misura portante della vita di ciascuno di noi. Credo nella successione dei giorni, nei ritorni del sole, nelle parole che fanno vibrare il cuore. Gioisco della meraviglia dei tramonti e delle aurore. Non si è spenta la fede nel domani. E la fede nel domani e nella vita trova un senso concreto in Dio, che è vita, eternità e infinità dell'umana esistenza, dell'umana vita. Non è una resa la vita. Se in cuore coltivi il sogno, se nella ressa non ti fai spazio con urtoni e in ogni cosa vedi anche lati buoni, non è una resa. Se in cielo per te vibra una stella e prima della notte dici un'orazione, allora la vita non è persa. È proprio questo il senso di questa raccolta di Lucio Zaniboni, poeta della speranza e della vita. Grazie per l'attenzione e arrivederci alla prossima puntata.